gara 1 dell'International GT Open al circuit del Paul Ricard, che parte con Mikkel Mack che dalla pole position vede farsi sfilare subito dalla BMW M6 di Augusto Farfus. Si toccano i due, con anche Tom Ozon Cole che vede perdere posizioni dopo la seconda posizione in qualifica. Farfus si invola in vetta alla corsa con Mack che deve inseguire. Si imbottigliano i piloti nella parte centrale con una Lamborghini che va di traverso, e Michael Meadows che deve rincorrere il sorpasso di Mack poi nei confronti di Bell per ritornare in seconda posizione. La battaglia fra Tom Ozon Cole e Albert Costa con la Lexus che uscirà poi leader di corsa. L'errore di Bell che vede sfilare Venturini per la terza posizione. Podio poi finale per il vicentino e Thomas Biaggi. Ci riprova anche Tom Ozon Cole a portarsi davanti all'inglese che sfila così in quinta posizione. Il ritiro purtroppo per Augusto Farfus, leader della gara fino al cambio pilota. Il disappunto in casa Theo Martin Motorsport. Il sorpasso di Biaggi nei confronti di Valentin Bjerregaard, che consacra così il campione del 2016, quale secondo classificato alle spalle dell'inquadrato Miguel Ramos Ferrari 488 GT3 numero 488, che va a cogliere il primo successo dell'anno, successo meritatissimo, con 9 secondi e 778 di vantaggio nei confronti di Thomas Biaggi e Giovanni Venturini. L'abbraccio in seno ad AF Corse, bellissima gara anche per Imperiale Racing, e la vittoria della classe Pro-Am per Valentin Bjerregaard e Tom Ozon Cole, terzi assoluti.